Tutti i contenuti speciali, extra e retroscena collegati al podcast li trovi su tutte le piattaforme social di Chissilufio, il podcast d'Abruzzo. Instagram, TikTok, Facebook e ricordati di iscriverti al canale. Quindi io faccio questo biglietto Roma-Los Angeles, non sapendo che Hollywood è a Los Angeles, non sapendo quasi nulla perché non c'ero proprio stata da quelle parti. Non mi sognavo nemmeno di doverci andare a Los Angeles. Sono quei sogni del cassetto che rimangono chiusi dentro il cassetto. Di chi si lufie mo lo sai. In questo podcast racconterai di chi si lufia. Ciao. Ehi. Ancora questo tu. Devi dare del lei, lo spettatore di internet. Ciao, anche... come sta? A me. Ciao, io do del lei a lei, del tu a te, capito? Questi lui già, fa l'inverso. Già tipo gli dici la campanella, le cose, vi suona la campanella del canale, cioè... Allora praticamente quando sotto premi iscriviti al canale c'è una sorta di campanella, clicca là e metti tutte, in modo che ogni volta che ti arriva la notifica lo sai già, quindi è più semplice. Quindi non fai quella cosa all'inizio, tutte le puntate le trovi con che sembra... Quello sì, ma non adesso. Ah, lo fai dopo. Lo faccio in bagno. Ah, ok. Perché l'audio un po' prende bene, capito? Sì, prende... Sì, sì, c'è un audio, ma oggi ti vedo molto boscaiolo. No, oggi sono molto stanco. Che succede? Stanco. Intanto fammi salutare, salve a tutti, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte. Salvi a tutti. Salvi, io no, sono stanco perché... Ho cambiato casa, la sto ritinteggiando tutta, sto rifacendo la vernice a tutta casa da solo. Allora, per lavori di pittura, muri in bianchino, chiamatelo. Sì, vi lavorerò poche ore al giorno e no, male no, lavoro bene ma poche ore al giorno, una certa non benissimo. Una certa mi siedo, comunque per tinteggiare casa basta un click. Sì, sì. Magari, magari. Scusate, è la stanchezza da... No, tinteggiare, capito? No, penso ad altro, non è che ovviamente sono stanchissimo. Ma cosa mi ridesta? Ridesta anche te l'ospite che oggi abbiamo. Perché, signori, qui siamo arrivati alla puntata. Siamo andati a puntata? No, facciamo tipo puntata. Ci doppiano dopo. Il nostro regista, tipo decima. C'è Roberto Pedicini che ci doppia i numeri delle puntate. Dai, dopo che ha urlato, di chi si lo fia? Ciao Roberto. Ciao Roberto che ci segue sempre. E oggi l'ospite, anche se siamo stanchi, abbiamo lavorato, tu pure hai lavorato e tutto. Ragazzi, è qua. Ti sveglia. Qua ti sveglia tutto. Qua squillino le trombe. Abbiamo un ospite, finalmente una donna, che ne abbiamo avute poche, diciamo, in percentuale rispetto ai nostri ospiti precedenti. Che ospite, perché ma fosse catalogabile in una sola categoria. Qua ci sta di tutto, ci di sta. Tutto ci sta. La chiamiamo. Anche il giardinaggio. Anche il giardinaggio, anche sì. Ricchi premi e cotillon. Allora, presentiamo, facciamo, fa il suo ingresso trionfale, l'ospite di oggi che è... Annalisa Biondo. Salve. Salve a tutti. Salve. Il tragitto da lì a qui è stato molto faticoso oppure? Abbastanza. È un onore nostro, sì, essere qui, anche perché diciamolo senza vergogna, magari tanti non ti conoscono e durante la puntata spiegheremo come sei sfaccettata e multiforme nelle tue attività. Ma partiamo con le domande già difficili. Partiamo subito con la domanda più difficile di tutte, certo. La domanda delle domande. Là ci vuole il countdown anche. Ci vuole per il farlo, countdown perché... che, tra l'altro, parentesi, hanno detto che è una cosa, usano questi anglicismi, io odio gli anglicismi, sì, che è una cosa cringe, hanno detto, è cringe, che brutta parola. Il conto alla rovescia. Il conto alla rovescia. La retromarcia, quando c'era la SIP, ti ricordi? Dico la SIP. Ma no, dicono che proprio il fatto che noi facciamo il conto alla rovescia, sì, è cringe. Cioè, ma ragazzi, ma tenete 70 anni, 80 anni, ma facete mai i genitori, i nonni, su. Dai, facciamo la... Lo facciamo per principio allora, okay. Sempre 1, 2, 3 di chi si lufì? Bene, io sono figlia di mamma e papà. Di mamma e papà. La prima ospite, scusa ti interrompo subito, scusa la cattiveria, ma è la prima ospite in tutte queste puntate che risponde sono figlia di mamma e papà. Grazie. Beh, dico di mamma e papà perché io sono stata abbastanza, e lo sono tuttora, coccolata dai miei genitori, tanto che dopo aver vissuto sia le mie esperienze personali che di lavoro, mi sono trasferita ho vissuto fuori Pescara per diversi anni, poi ecco, sono rientrata per stare con mamma e papà.
Quindi a parte il fatto che sono delle persone molto, molto umili, insomma non sono figlia di nessuno di fatto, si può dire che mia madre è una semplice casalinga e mio papà invece è stato un funzionario di banca, però per hobby si può dire che è un grande artista, perché è un pittore affermato sia nella regione Abruzzo che a livello internazionale ed anche all'estero, perché è stato uno dei primi pittori abruzzesi che ha organizzato una mostra di pittura creando un ponte fra l'Italia e la Cina, quindi a Pechino. E poi lui stesso era figlio d'arte, quindi diciamo che per due generazioni sono doppiamente, in un certo senso, figlia d'arte. Bene. Diciamo il nome e soprattutto la provenienza, certo, visto che è un podcast abruzzese. Certo, mio padre si chiama Alessandro Biondo e mio nonno, che era anche lui pittore, è stato anche il primo ristoratore a Pescara, è Umberto Biondo. No, ci devi Biondo. Dire di cosa. Umberto Biondo, ristoratore, sì, di... ristoratore, aveva un ristorante proprio al centro di Pescara, dove in questo momento c'è Why Wine, l'ex Duilio, di ristorante di pesce. Insomma, è stato uno dei primi che ha portato la Ti cucina. Ricordi il nome del ristorante? Sì, da Umberto. Da Umberto. Sì. Per chi è appassionato di storia di Pescara, e ho scoperto, ne sono parecchi, non solo nei commenti, ma gente che incontra, sai, e voi parlate anche di cose antiche. Se vi ricordate, da Umberto, il nonno di Annalisa lo ha gestito, fondato. Beh, si scrivono dire... nei commenti, mi ricordo di Umberto, ci ho mangiato, ci ho fatto. Sì, addirittura abbiamo scoperto da me, perché poi insomma in famiglia raccontano tanto la storia. Io mio nonno purtroppo l'ho conosciuto all'età di 6 anni, ho pochissimi ricordi perché poi lui morì, però era una persona molto molto conosciuta a Pescara, proprio perché aveva questa attività frequentata dal tutto jazz set abruzzese, ma anche soprattutto romano, quindi era pieno di attori, cantanti. Qualche nome che ti ricordi? Che Totò, Totò, le gemelle Kessler, cioè, le insomma, gemelle Kessler. Eh sì, mio Totò. Papà mi racconta come mangiava gli spaghetti Totò con le mani, dice che aveva appena finito di girare un film in Abruzzo e andava a mangiare da mio nonno. Infatti io dico sempre che mio nonno è stato alla fine il primo ristoratore abruzzese che ha acquistato la pasta di Cecco. Quindi insomma è una famiglia che in modo del tutto umile comunque si è sempre impegnata molto nel sociale. Wow, sì. Stiamo cominciando non bene, benissimo, cioè i livelli di contatti, di fili rossi che si muovono, fili rossi, che bel vestito. Veramente sono tanti. Tra le varie cose ci hai portato, visto che tu sei anche scrittrice, anche un libro. Vieni a parlare del libro, fare vedere un pezzo di copertina. La copertina che è importante. Ecco qua, l'ha fatto il padre, sì. Alessandro Biondo. Anzi, guarda, mettiamola proprio. Ok, Alessandro Biondo nel 2002. Questa si chiama Communication, lo leggo dietro. E io ho avuto la fortuna di vedere i quadri che hai a casa, delle opere di tuo padre, oltre ad essere molto colorato e variopinto, c'ha un tratto deciso, marcato, e tuo padre fa opere, insomma, diciamo la tradizione di, faccio dei nomi, di Franco Summa, di Spalletti, cioè in quella tradizione là. Sì, mio papà in pratica c'è stata una collaborazione tra me e lui nel periodo in cui io studiavo all'università, ho studiato lingue e letterature straniere e quindi così consegnai a lui la mia tesi di laurea, lui la lesse e come regalo di laurea mi regalò questo quadro appunto che rappresenta un po' il contenuto della mia tesi, cioè la mia tesi naturalmente è una tesi di un grosso filosofo francese studiato dagli psichiatri moderni, Henri-Louis Bergson, che ha studiato moltissimo le malattie del linguaggio come l'afasia, la prassia, la dislessia, e quindi lui disegna questo ciao al contrario, cioè il classico insomma delle parole dette in maniera di Bergson, psicopatoli. Io poi ho fatto psicopatolinguiste, sì, tipo una cosa del genere. Allora, io poi ho realizzato questa tesi laurea che oggi è diventato un piccolo libro, che però è un testo denso davvero di contenuti
Oggi, ecco, ho avuto modo di dargli una ripassata, perché lo stesso Bergson diceva che la rilettura, il ripensare, ci porta a comprendere sempre nuovi concetti, sempre la mente che è in continua evoluzione, perché lui predicava proprio il suo testo fondamentale, l'evoluzione creatrice, quindi spiega l'essere umano da un punto di vista evolutivo. E quindi il rileggere questo testo davvero mi ha fatto ripercorrere delle nozioni, delle definizioni dell'essere umano che tante volte, anche nel momento stesso in cui lo scrivevo, non davo così tanta importanza come invece gliela do oggi, perché la nostra sensibilità cambia sempre, è in continua evoluzione, ecco, proprio come insegna Bergson. Ma secondo te oggi, visto tutta la tecnologia che c'è, dov'è che pecca la comunicazione? Attenzione! Se non l'hai già fatto, iscriviti al canale, così la prossima volta ti arriva subito la notifica, nuova puntata! Cioè non devi stare a cercare, eh? Iscriviti, dai, basta un click. Allora, secondo me la comunicazione pecca quando non è educativa, cioè il messaggio è essenziale quando ha una forma che possa in un certo senso allietare l'animo di una persona, migliorarlo ed educarlo. Invece quando accade il contrario, esattamente il contrario, cioè che una comunicazione, come siamo soliti ad esempio guardare la televisione, le pubblicità, talvolta anche offensive, ma solo esclusivamente per un discorso puramente economico, allora lì la comunicazione secondo me pecca, perché non è una comunicazione utile anche per i bambini, quindi per da un punto di vista pedagogico positiva. È interessante questa cosa, perché è una delle, diciamo, delle zone della cultura in senso lato di, insomma, al cui interno tu lavori e operi. E l'ho detto più volte, sei una persona multisfaccettata. Oltre a occuparti di comunicazione, tra l'altro ti ringrazio di aver citato Bergson, che come al solito io ficco sempre qualcosa di mio, come insomma spero faccia Marco. E io nella tesi, nella prima laurea che ho avuto, ho dedicato parte della mia tesi a Henri Bergson per il concetto di riso, risata, non so se ti è capitato. Come no, saggio sul, saggio sul comico riso. E il riso, il testo proprio, sì, il riso. Sì. Lo collegavo con Eisenstein, il regista da Guazzata Poglionchi, ma queste cose al nostro pubblico non interessano. E a parte questo bel ponte, tu non solo comunicazione in senso teorico e figurato, tu io ho qui proprio di comunicazione reale, cioè nel senso fai cose, faccio cose, vedo gente, diceva così. Sì. Faccio cose, vedo gente. Cioè, vogliamo parlare del fatto che tu hai un'associazione, perché è una cosa fantastica, che è collegata, molte associazioni sono di respiro locale, regionale, nazionale, tu c'hai un'associazione di respiro mondiale. Ovviamente non è che ce l'hai tu hai una location, hai una dépendance, diciamola alla francese. Parlaci di questa associazione. Beh, io sono la presidente della Global Peace and Prizes for Art, che è un'associazione che ha origini americane. E il mandato appunto l'abbiamo avuto dall'Art for Peace Awards, che è la stessa identica associazione che c'è qui in Italia, però con un nome diverso, ma il senso e il significato è lo stesso. Che vuol dire? Che abbiamo avuto problemi quando abbiamo dovuto fondare questa associazione, perché il nome Art for Peace Award senza la S, quindi non awards come quella che si trova in America, Beverly Hills, ha la stessa denominazione all'interno dell'associazione Fondazione Veronesi. Per casualità abbiamo scoperto questa cosa nel momento in cui la stavo fondando, per cui grazie al nostro caro amico che è un avvocato, appunto Danilo Colavincenzo, che ci segue sempre, ciao, ciao. Perché ogni tanto commenta la puntata di Pedicina, la puntata di Coppo Poa,
commentato varie puntate. Ciao, sì. Danilo. Ciao Danilo, ti ringraziamo sempre tanto per questa azione nei confronti molto positiva dell'associazione, perché lui è stato anche carino che l'ha fatto in maniera tutto gratuita e amichevole, di almeno di difenderci. Non siamo assolutamente finiti in causa, perché non aveva senso. Ci siamo accordati, ho fatto una telefonata ai responsabili della Fondazione Veronese e ci siamo messi d'accordo su, appunto, sul fatto che non avremmo coniato questo stesso, importato in un certo senso questo stesso nome dell'associazione che ci ha conferito il mandato. E quindi abbiamo, insieme al vicepresidente attuale, abbiamo coniato, io e lui, abbiamo coniato questo nome che ci è sembrato quello più appropriato. Io cerco di rileggere l'associazione Global Peace and Art. No, scusa, Global Peace and Prize for Prizes for Art. Allora, Davide, stiamo lavorando. Sì. No, stiamo parlando del Global Man, Global Kiss. Kiss of Enzo. Sicuramente apprezzerà. Faccio un segno che tu capisci, Enzo. Su e giù. Okay. Dopo questo momento altissimo di cultura. Passiamo alle etiche. Esatto, allora devi sapere che noi abbiamo una causa in corso, visto che parlavamo, abbiamo un amico Danilo, abbiamo una causa in corso con l'Associazione Nazionale dei Tombolari, o Tombolari, non so, perché noi estraiamo le domande alla cieca con un sacchettino che proviene da una mia vecchia Befana, è una calza. Befana in pensione, tra l'altro. Una Befana in pensione, che praticamente sono 90 numeri, ogni numero risponde a una domanda alla cieca. Cioè, qualsiasi cosa ti capita, vuole rispondere. Ma io non voglio fare del male, quindi... Ma non sono tipo i confini del, che so, gli affluenti del fiume Rodano, no? Sono domande di aritmetica. Benissimo, allora. Prendiamo una. Una sola, due, quante? Sono tre, ma per adesso una. Ventitré. Marco, ti leggerò la domanda. Vediamo un po'. Qual è il segreto per migliorare la società odierna? Bene, ecco, il segreto è proprio la Global Peace and Prices for Art. Ecco io. Mamma mia, pronta per essere candidata a sindaco? La votiamo. Grazie. No, serio. E il segreto è proprio questo, davvero, sì. L'associazione predica... oltre che la pace, comunque l'amore tra i popoli e il benessere, cioè un'attitudine, una rivisitata società che quella attuale si può dire malsana, perché è priva di tradizionalismi, è priva di... si stanno perdendo proprio le regole base della società, all'interno della società, perché c'è la corsa verso il denaro, quindi questo fa sì che purtroppo si è sempre più narcisisti, si è sempre più distaccati dal gruppo, quindi perché adesso abbiamo anche l'avanzamento della tecnologia e quindi tante volte preferiamo stare a casa davanti a un telefonino, perlomeno siamo sui social, non ci accorgiamo che il tempo scorre velocemente e quindi dopo un'ora, due, non abbiamo fatto nulla, siamo stati sui social. Una volta, un'ora, due, stavi o a fare la pasta con la mamma o stavi a guardare la televisione con il vicino di casa che oggi il dirimpettaio nemmeno si conosce, oppure a malapena gli si dice un ciao. Quindi è interessante, perché tu dici che alla base, diciamo, del miglioramento ci può essere anche una rinuncia alla tecnologia, un fare un passo indietro. Beh, considera che in America stanno facendo, è nata una sorta di, non dico un'associazione, però un gruppo di giovani
che stanno divulgando nelle grosse città, la rinuncia, spegniamo il telefono e apriamo un libro. Non so se l'avete visto sui social. Questo è... No, però vedi, se sì. Dici l'avete visto sui social, uno dice: cavolo, allora io devo farmi un social per vedere gente che rinuncia ai social. È un serpente... Attenzione, perché il social è comunicativo. Poi l'incontro invece è formativo, tutti spengono i cellulari e leggono un libro insieme. Questo lo fanno, da quello che ho potuto leggere, nelle grosse città, per dare la possibilità, perché nelle grosse città si ha maggiore difficoltà di doversi incontrare. Perlomeno io quando vivevo a Roma pianificavo l'uscita con l'amica, con l'amico 4-5 giorni prima. Invece su Pescara, uscendo sotto casa, incontro l'amico o l'amica e lo saluto, vado a prendere un caffè. Quindi che cosa succede? Che nella grande città c'è maggiore necessità di dover spegnere il cellulare e stare più tempo insieme. Ecco, e leggere un libro significa aumentare il discorso culturale, perché ritornando al discorso del mio libro e di quello successivo, comunque... l'essere umano ha bisogno di evolversi e sicuramente il punto di vista culturale l'aiuta tantissimo. Visto che ha nominato il suo libro e anche il successivo, io ti chiederei prima di parlare del tuo successivo libro e poi passiamo alla valigetta, cioè tipo quello che porta l'ospite da casa, cioè i consigli per il pubblico. Prima però dei consigli, parlaci, abbiamo analizzato brevemente la mente e il linguaggio, che tra l'altro mi dispiace dirlo, lo devo dire al pubblico perché magari qualcuno si è incuriosito, non è fuori commercio? Assolutamente sì, l'Aracne non lo pubblica più, è presente su Amazon semplicemente come testo pubblicato, ma non, l'Aracne in questo momento non lo sta pubblicando. Okay. Quindi probabilmente si sta pensando di pubblicarlo con un'altra edizione. Ho avuto una bella offerta dalla Vertigo, ci sto pensando e vediamo un attimino così. Stai valutando. Ma anche per ebook, se no magari legge in digitale? Io sono un po' contro il book, se qui sono veramente antica, si può dire, perché il libro va tenuto in mano e va sottolineato con la matita. O con la penna, cioè... La penna, io uso la matita colorata. Il lapis. Quando, sì, mi piace evidenziare il rosso, il blu, la matita giusto così per ricordarmi delle frasi importanti, allora uso la matita. Senti, e l'altro libro, visto che l'abbiamo citato pochi minuti fa? L'altro libro che non è qui, c'è l'altro libro che hai scritto. No, io ho scritto soltanto questo libro. Ah no, perché hai parlato di due libri, hai detto questo è il prossimo. Pensavo che il prossimo è un libro che avevi scritto tu. Ah no, il prossimo è in questo momento si sta pensando di dover scrivere un libro. Certo, ma più di uno, perché diciamo che La mente e il linguaggio è un libro puramente scientifico, quindi tratta della filosofia del linguaggio, arriva alla psicologia, addirittura si parla anche di neuropsichiatria, per finire ecco nella neuropsichiatria. È un testo che è molto molto difficile anche da comprendere, poche persone lo leggono tutto, perché è denso di contenuti, dal momento che Rue Bergson non era soltanto un filosofo, ma era un grossissimo studioso di tantissime materie e sicuramente una persona eclettica a tutto tondo. Infatti ha vinto il premio Nobel. Uno dei più grandi positivisti del 1900, sì. E quindi stargli dietro vi assicuro che non è facile. Io per colpa sua, diciamo così, ho dovuto leggere tanti libri. È uno tra questi e veniamo adesso, senza indugio, al primo consiglio. Cioè noi chiediamo, lo diciamo sempre, come fa Marzullo che dice chiediamo a ogni ospite, faccio una domanda, noi chiediamo a tutti gli ospiti di portare una sorta di valigetta metaforica, un libro, un film o è una canzone o un disco del cuore. E Annalisa Biondo, come il libro, ce l'ha proprio portato fisicamente. Poi è rosso. È rosso. Un amore che non posso. E Homo Sapiens di Claudio Tuniz e Patrizia Tiberi Vipraio. Una biografia non autorizzata di chi? Parlacene, Carocci Editore, di chi? Allora, dunque, questo testo è una biografia dell'essere umano,
Dispiace dirlo e sembra una perché cosa assurda. Perché ti dispiace dirlo? È bellissimo! Mi dispiace dirlo perché comunque ecco, rispondendo anche alla domanda di prima, la tecnologia sta prendendo talmente tanto piede che io sono convinta che noi tra un po' da esseri umani ci trasformeremo in, perché già al posto del cuore mettono i bypass, poi al posto delle gambe, quando uno si rompe una gamba mettono la gamba di ferro, hanno fatto l'occhio bionico. Per cui io sono convinta che fra un po' noi ci trasformeremo e diventeremo quasi dei robot, insomma, che gireranno sul pianeta Terra. Nei film degli anni '80 avevamo ragione. L'uomo da 6 milioni di dollari, la donna bionica. Questo significa che andiamo verso un'estinzione. Sembra un po' la donna bionica. È vero. Sembra un po'. E qua partono i sogni erotici, tutti i nostri spettatori. L'effetto di quando si muove. Se vuoi spezzare un po' di pali di ferro nel frattempo. No, però è interessante questa cosa. Un'altra cosa, che vedi, Annalisa ti butta delle cose lì apparentemente banali, passami il termine banale, che però in realtà ti fanno riflettere, perché lì per lì stava dicendo, sai, ma uno il bypass, e tu pensi, beh, ma il bypass salva la vita, è la gamba, vabbè, ma la gamba ci cammini, ma l'occhio ci vedi. E poi dopo tu dici, sì, ma queste cose è un accettare la tecnologia, cioè queste cose ti migliorano la vita, ti salvano, ti tengono in vita, però rispetto a 100 anni fa, anche a 50 anni fa, è un accettare che la tecnologia entri nel corpo. Cioè qua c'è, lo dico da cinefilo, c'è Cronenberg che ci ha fatto, ma anche Robo. A trovare uno che bisogna di tutti e tre. Cioè, ma questo... è anche un cervello. Molte persone, soprattutto persone che ci guardano e ci criticano aspramente, anche un cervello elettronico avrebbero bisogno. Affannati mentali. Se avete sentito l'ultima scoperta pure che ha fatto Elon Musk della Tesla, addirittura hanno messo un chip nel cervello che andrà a migliorare a far scomparire addirittura delle nostre malattie che oggigiorno sono incurabili, come la SLA e tante altre. Per cui, insomma, dobbiamo guardare sicuramente avanti ad un progresso che ci cambierà tanto. E secondo me, io penso che da una parte ritornando sempre a questo testo, ci arriviamo a quello che voglio dire adesso, non voglio anticipare. Allora, il testo si chiama Homo Sapiens, scritto appunto da uno scienziato, Claudio Tunis, che è un fisico teorico, e che cosa ha fatto? Ha fatto una genialità, cioè lui ha scritto in base ai suoi studi, naturalmente tutto quello che scrive è tutto scientifico, è tutto provato scientificamente, sono tutti esperimenti fatti all'università, che fa una vera e propria biografia, quello che lui chiama successivamente l'essere umano, perché parte appunto dalla storia dell'Homo Faber, Homo Sapiens, Homo di Neanderthal, eccetera eccetera. Quindi è la storia dell'essere umano, è un testo originalissimo. Facciamo una cosa, sì. Apri una pagina a caso e leggi la prima frase che trovi. Va bene. Allora, questo è il capitolo 9, mali antichi e antichi rimedi. Ecco, questa è una delle parti bellissime, perché dice: avete la cirrosi epatica o il diabete? Avete difficoltà a liberarvi da qualche forma di dipendenza? Forse non è solo colpa vostra o del vostro stile di vita. Forse potreste avere una predisposizione genetica ereditata dai Neanderthal. Abbiamo già raccontato dei possibili amori tra i Neanderthal e i Sapiens, avvenuti in varie occasioni. Ecco, cioè... Andrei avanti tutta la sera con il libro. Sì, sì. E non prendiamo i diritti, Salutiamo gli amici della Carocce Editore, non ci pagate niente, ci piace solo consigliare libri belli. Siccome sì, avevo letto qualcosa di... Ne avevamo parlato prima, perché ovviamente glielo chiediamo in anticipo ai nostri ospiti, ed era... ci ha incuriosito questa cosa. Sì. Ammettiamo che abbiamo letto qualcosa, non l'abbiamo letto, ma correremo a leggerlo. Sì, quindi praticamente per concludere, cioè conoscere l'essere umano attraverso l'origine, la nascita degli ominini, quelli appunto che chiama
Claudio Tuniz qui. Direi, a proposito di, dobbiamo fare un terno, poi capito gli amici. Ma sempre gioco. Io, non è che può prendere Marco così. No, mi arriva sei tu domanda... che estrai. Poi mi arriva una domanda cruciale. Io leggo. Se te capitano certe domande. Numero uno, signori. No, ragazzi, ha peccato l'uno. Ah, no, è no. Sette. Ah, no, aspetta, sette. Aspetta, sette. Ci siamo cercati. Signori, come dice se siamo invecchiati, il sette, non l'uno. Il sette è una bellissima domanda. Molto allora, bene. Chiudi per un secondo gli occhi, immagina davanti a te di avere un bambino e di dovergli spiegare che cos'è l'amore. Posso aprire gli occhi? Adesso sì. Non parlo quando guidi, mi raccomando. Allora, io purtroppo figli non ne ho avuti, prima perché proprio non li volevo e poi perché non c'è stata la possibilità, insomma, perché sono sempre dell'idea che il figlio non lo fai da solo ma lo fai con un uomo, quindi nella mia vita non è presente in questo momento un uomo fisso o perlomeno vicino, per cui non ho potuto provare questa esperienza di dover insegnare l'amore a un figlio. Sicuramente se dovessi avere un figlio o se avessi dovuto avere un figlio gli avrei insegnato tantissimo amore, questo perché la mia famiglia l'ha insegnato a me e quindi di conseguenza è una cosa naturale che viene semplicemente dal cuore. Però se tu immagini un bambino, anche se non è tuo figlio, gli devi spiegare che cos'è l'amore, come glielo spieghi? Anzi, fai conto che lui è un bambino adesso. Lui è un bambino. Dove va? Eccolo. Ah, il bambino, giustamente. Ecco, il bambino Davide. Gli devi spiegare che cos'è l'amore. Sembra una dichiarazione d'amore. Però in questo caso sei minorenne, quindi non puoi. Dove farlo? Allora, chiudi gli occhi, riapili e spiegami che cos'è l'amore. Allora, l'amore è una sensazione che proviene dal cuore e sicuramente è quando provi qualcosa che ti fa arrossire le guance, che ti fa palpitare forte questa sensazione proprio di una sensibilità così eccessiva che solo tu puoi sapere e solo tu puoi trasmettere al prossimo. Quindi sicuramente quando ti batte il cuore forte, quello è l'amore. Adesso portami al parco a giocare. Andiamo. Ecco, ora è cresciuto Davide nel frattempo. Ho difficoltà a credere che io sia cresciuto, ma non di altezza, diciamo. Cosa, da quando hai avuto questa spiegazione da bambino, cosa hai capito dell'amore? Si possono dire parolacce nei podcast? Sì. Un cazzo. Ecco, posto. E non è una metafora. Non è una metafora. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa, diceva il poeta Vinicio Capossela. Ma questa è un'altra storia. Abbiamo fatto la seconda estrazione, adesso torniamo un attimo alla tua associazione, ma stavolta non per parlare dell'intento molto molto alto di appunto di puntare all'arte, alla meritocrazia, alla pace. Io vorrei tornare un attimo su una parola che hai declinato anche per una buona causa, cioè nel tuo discorso di prima, parlavamo prima di parlare dei libri del narcisismo, mi è balzata agli occhi, alla testa soprattutto, una cosa che hai portato e che io ti ho chiesto fortemente di portare, cioè il tuo calendario, perché cari amici vicini e lontani, Annalisa Biondo, oltre a fare un'opera benefica con la società, è anche una modella, non l'abbiamo detto. Abbiamo detto Annalisa Biondo è una modella. Voi direte, stento a credere il contrario, cioè nel senso, una persona così, mamma mia. Annalisa è una modella, ed è una modella, lo posso dire, categoria over o è un errore? Adesso over. Non scendiamo in dettagli, ma comunque esistono varie fasce, esistono le curvi, le... non so i nomi tutte, ma non mi intendo di categorie di Scams. Io ho sulle gambe il tuo calendario dell'associazione e chiederei a Marco, io adesso tolgo il microfono, di commentare tu mentre io faccio scorrere i mesi.
Il commendatore. Allora, guardiamo. Aspetta, puntalo verso questa videocamera qui in modo che si legge meglio. 2024 è il nome, Associazione Global Peace and Prizes for Art. Ok, questo siamo a gennaio. Ah, chi ha fatto le foto tra l'altro di questo calendario? Allora, dunque, siccome l'associazione premia gli artisti per la pace, quindi abbiamo pensato di fare un calendario artistico, mi sono messa io come modella, perché io sono stata e sono tuttora la modella del fotografo Stefano Mancinelli, un fotografo appunto abruzzese che sarà presto premiato dall'associazione. Perché non perché è stato il mio fotografo, ma perché insomma lo merita proprio. Salutiamo Stefano. Ciao Stefano, è un bravissimo fotografo che si è fatto da sé nel tempo, ha una grossa passione, quella della fotografia, e lo si vede appunto dalle foto che scatta. Lui, io per lui ho fatto 3-4 shooting nel giro di 2-3 anni e in questo calendario sono racchiuse le foto diciamo più carine per questo calendario, ma ce ne sono le altre molto molto più belle che abbiamo deciso di mettere una volta, una per ogni mese. E dove esco io fuori come presidente, perché appunto diventa un calendario artistico dell'associazione, anche perché l'associazione è appena nata, quindi non abbiamo ancora, non siamo ancora pronti con delle foto artistiche per degli artisti che stiamo seguendo, e spero presto anche per voi. In che senso? Nel senso che il calendario deve essere, dell'associazione deve essere un calendario artistico, quindi fatto da un fotografo di livello, e con non solo con le modelle o la modella, ma anche con gli artisti. Ci sta dicendo tra le righe che ci vuole nel calendario. Appunto, di posare nel calendario. No, vabbè, nel senso... costume da bagno. Noi ti facciamo non come modelli, ma come artisti. Noi ti facciamo una forte pubblicità, anche perché recentemente hai fatto una conferenza stampa alla presenza anche di istituzioni. Stiamo parlando sempre di Pescara, per quei pochi che ancora non l'hanno capito, siamo diciamo sul territorio pescarese, e anche se l'associazione è diffusa a livello mondiale, è stata fatta una conferenza stampa al comune di Pescara, alla presenza delle autorità, in cui sono stati presentati anche degli artisti di vari ambiti, di vari campi. E Annalisa, prima ancora che insomma che ci venisse voglia di proporle un'intervista, cioè questa intervista, mi aveva già detto perché non venite anche voi, perché secondo me, essendo che insomma ci ha seguito, avete qualcosa di diverso rispetto a insomma ad altre persone. Cosa abbiamo di diverso? Non lo so, infatti te lo volevo chiedere. Sto guardando bene. No, la panza, no. Questa è uguale a tanti altri. Ma che non lo so, ma capigliatura. No, ma questo ormai è di moda, quindi no. Beh, sicuramente state lanciando un programma che vi porterà, secondo me, successo nella regione, perché siete stati i primi. Quindi questa è anche una forma di successo. Noi faremo il tifo per voi, naturalmente. E quindi ricambiando questo invito, daremo la possibilità, ecco, di darvi anche molta visibilità, non solo a livello internazionale ma anche altrove. Facciamo quello che possiamo, non vi prometto nulla. Ma ci porti a Hollywood? Eh sì. Beh, questo dipende da voi, se volete venire si prende l'aria. We are a podcaster. 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 Tipo da broadcaster a podcaster. We are a podcaster. Dai, ci fai. Uno che confondeva i termini, poi sai chi. Comunque, a parte chi sei chi, cioè, lei mi ha fatto vedere questo video che scende da una limousine. Io ho detto, ma quanto hai pagato? No, non ho pagato. Mi ha busto Arsizio, invece no. A casa l'incontrata. No, era veramente a Hollywood, perché la cosa fantastica è che, e qui ce lo devi dire per curiosità, com'è stato andare a Hollywood? Beh, sicuramente... guardate, io sono partita perché ho ricevuto un invito da un'amica americana che è appunto la presidente dell'associazione Art for Peace Awards in America, e lei mi ha rivolto questo invito dicendomi prenotati subito il volo per Los Angeles, vieni a trovarmi a Los Angeles che organizzo un evento dell'associazione, 3 giorni, non devi stare di più.
e, con il gala, e poi ho scoperto dopo un po' che c'era anche il red carpet. Quindi io faccio questo biglietto Roma-Los Angeles, e non sapendo che Hollywood è a Los Angeles, non sapendo quasi nulla, perché non c'ero proprio stata da quelle parti, non mi sognavo nemmeno di doverci andare a Los Angeles. Sono quei sogni del cassetto che rimangono chiusi dentro il cassetto. Per cui quando io ho messo piede, arrivata proprio in stazione, e ho preso questo taxi che mi ha portato a Hollywood, io l'ho scoperto quando sono arrivata in hotel, e mi sono riposata un attimo, mi sono stesa sul letto e mi hanno detto: guarda che sei a Hollywood. Quindi per me è stata una sorpresa e una scoperta proprio sul momento. Non ero, sì, sapevo di alloggiare nell'hotel, il W Hollywood Hotel, ma W Hollywood Hotel di Los Angeles sapevo, non di Hollywood realmente. Quindi ho impiegato 2 o 3 giorni per realizzare, ma ancora di più quando sono tornata in Italia. Dicevo: guardate, io sono stata a Hollywood, ma non mi rendevo conto cosa stessi dicendo. Siamo passati dalla puntata di Ortolano in cui non sapevo di essere nato a Lanciano a non sapevo di essere a Hollywood. No, allora guarda, così. Hai detto questa cosa, apprezziamo tanto la sincerità, hai detto non sapevo stesse in provincia di Los Angeles, comune, frazione di Los Angeles. No, è vero, non si associa subito a Los Angeles, perché è come dire Las Vegas: se uno ti chiede subito in che stato è, non pensi Nevada, cioè nel senso è Nevada. Oddio, non è che ho fatto una gaffa. Scrivetelo nei commenti, perché non mi ricordo manco io. Chiamo il regista di tagliare nel caso. Però guarda, vero, non stiamo mentre lui vede in diretta, non stiamo a guardare il capello, però fondamentalmente l'associazione subito Hollywood Los Angeles non è istantanea. Io lo sapevo, ma soltanto perché, essendo appassionato di cinema. Ma anche l'idea stessa Hollywood California, cioè non è immediato. Controllo assolutamente, questo, pensa che Beverly Hills è Los Angeles. Ma quello sì. No. Vabbè, sì, sempre Beverly che uno non le associa. Hollywood, non Santa Monica. Nevada. Las Vegas e Nevada. Nevada. Vabbè, poi California, Los Angeles, quello me lo ricordo, insomma. Ma se uno dice si è messo Wyoming, queste robe qua. Un'altra puntata la faremo solo sulla geografia, sì. Salutiamo Biden e Trump che ci seguono da casa. Casa di riposo. Sì, uno a casa di riposo, uno dalla casa circondariale, fra un po' dal gabbio ci saluta. Vabbè, a parte insomma questa satira politica di Bassa Lega, stiamo Bassa per Lega. Fare la seconda bozzetta, il secondo consiglio che ci hai portato, ma il secondo consiglio si lega al terzo, quindi in questo caso il flusso è unico, perché quando chiediamo ai nostri ospiti una canzone, un film, Annalisa Biondo li ha collegati, nel senso che ha scelto una canzone di un grandissimo artista del Novecento, un grandissimo musicista. Ragazzi, collegare The Book of Love, la tua scelta musicale del grandissimo Peter Gabriel, che ricordiamo fondatore dei Genesis, nonché grandissimo solista, artista, cioè non è un musicista. Peter Gabriel, credo, non so se la memoria mi inganna, nessuno ha scelto Genesis o Peter Gabriel, no, finora. Nessuno degli ospiti. È meraviglioso. Questa canzone è presente nel film che Annalisa ha scelto, che è Shall We Dance, che molti di voi hanno visto, con Richard Gere, che salutiamo, ci sta seguendo, e Jennifer Lopez, che ci sta seguendo, e Susan Sarandon, che non ci segue, però l'ho conosciuta. Vedi? Poi nella puntata che faremo io e lui vi racconto quelli che ho conosciuto. Ma a parte queste cazzate, mi piace questa cosa che sei riuscita a collegare due cose. Cominciamo ascoltando la canzone. Una cosa che volevo dirvi: quando sono stata a Hollywood e noi eravamo alla ricerca di questi attori, pensando che fare una passeggiata significava incontrarli, invece ci hanno detto: guardate, gli attori stanno dappertutto tranne che a Hollywood. È vero. Quindi Richard Gere, che io adoro come attore, mio preferito in assoluto, veramente ogni film che ha fatto Richard Gere lascia una morale sempre da un punto di vista molto educativo,
E questo appunto Shall We Dance l'ho scelto perché veramente aiuta la coppia a capirsi, soprattutto a chi insomma crede nel matrimonio, ma nel matrimonio fatto di due persone. Some events just really dumb, but I love it when you sing to me, and you. Ecco, cioè una canzone stupenda, un film. Vabbè, film, diciamo, noi non chiediamo mai il film più bello del mondo, non quello che uno mai vuole commentare. È quello che uno vuole commentare, cioè, sai che c'è un ospite che al libro ci ha portato, il libro preferito ci ha portato L'elenco del telefono del 1982, del 1982, anno. Senza saperlo è il... originalissimo, sì. Chi ce l'ha più l'elenco? E infatti telefono? Tra l'altro al di là della gag in sé abbiamo fatto culo, c'è L'elenco del telefono. Quindi no, a parte questo, hai scelto anche questo film un po' particolare. Ci racconti la trama? Allora, la trama è praticamente una coppia di marito e moglie che vivono agiatamente e impegnati nel loro lavoro quotidiano, quindi nella quotidianità. Lui tutti i giorni prende un tram e va, si reca al lavoro. E durante questo percorso, alzando gli occhi al cielo, vede una scritta Shall We Dance. Era praticamente la pubblicità di una scuola di danza dove fanno lezioni di tango, penso tango argentino, e insomma e balli di coppia. E quindi succede che lui, annoiato da questa relazione che ormai portava avanti con la moglie da 19 anni e quindi in un certo senso aveva bisogno di qualcosa che potesse rendere il loro rapporto meno, insomma, statico, pensa di doversi iscrivere a questa scuola di nascosto dalla moglie. E così, finite le ore di lavoro, si reca in questa scuola e inizia tutto un percorso di allenamento per comunque riuscire poi a partecipare ad una gara di ballo. E durante... Sì, dimmi. No. Avviene, diciamo, la svolta del film e durante una gara di ballo. Sì, la svolta del film è durante la gara di ballo, perché durante l'allenamento escono fuori tutte le problematiche, così come insomma accade nella frequentazione di tutte le quasi scuole. Una seduta psicologica ballanta. Bellissima. Sì, perché si dice che comunque il ballo, un certo tipo di ballo, è anche terapeutico. Ricordiamo che ci sono anche due grandi caratteristiche, che sono Stanley Tucci e Bobby Cannavale, a uno dei primissimi ruoli, poi lavorò anche con Woody Allen e tutto il resto. E Annalisa, consigli questo film perché? Puntini, puntini. Lo consiglio perché è un film che predica cose bellissime, che sono appunto, ecco, il tema dell'amore, ritornando al discorso di prima. E quindi la scelta di una donna per la vita è per sempre la stessa, perché comunque con molta facilità lui poteva benissimo andare a letto con la sua donna, con la sua insegnante di ballo, però non lo fa per una questione di rispetto. Quindi ecco, amore, rispetto, sincerità, perché poi racconta tutto la moglie, come erano i fatti, e alla fine, e prima di andare a ballare durante questa gara e di farsi anche il ballo con la sua insegnante che l'avesse preparato a questa audizione, e va dalla moglie e dice vuoi ballare? Shall we, ecco, il titolo deve Shall We Dance? Balliamo noi due prima di tutto.
E per cui insomma lo trovo un film veramente educativo per questi tempi dove la coppia sta scomparendo. Ecco, ritorniamo al discorso di prima. Una società in cui non ci sono più queste, non c'è più un'etica, non si persegue più un'etica, più una volta si andava in chiesa per ripulirsi l'animo, per inginocchiarsi, per insomma veramente porre dei sacrifici, si facevano dei sacrifici che oggi non si fanno più. E la perdita di tutte queste cose sicuramente non aiuta alla società e non aiuta ad arricchirsi personalmente, ma piuttosto di tasche. Terza estrazione. Siamo quasi in conclusione, poi per il finale abbiamo riservato una cosina. Terza e ultima domanda, così potete fare il terno. Number 51. Vedi, si collega a quello che stavamo dicendo. 51. Cioè, nel senso. Ma sono vere queste domande, non è che le inventate voi, lo fate apposta. Guarda, le ha scritte Marzullo, guarda. Ecco, okay. No, ci sono. Allora. Le abbiamo scritte all'inizio. No, fammi dire questa cosa. Le abbiamo scritte prima di cominciare. Noi abbiamo iniziato a settembre questo volta. Sì. A settembre abbiamo scritto queste domande. Ho capito. E le colleghiamo ai 90 numeri della tombola. Ma non è che voi fate il numero della tombola, poi a seconda di com'è la persona dite guarda questo numero va su questa domanda. Aspetta, invece non è vero. Le rispondo io. Io voglio vedere se è un 51 vero. Non ancora, a fine stagione ci giocheremo tutti i numeri usciti. Benissimo. Comunque torniamo alla domanda. Per te che cosa significa famiglia? Per me famiglia è l'unione di tante idee, unione, comunione, rispetto, amore, pace, serenità, condivisione. Hai detto niente. Ma invece un'aggiunta, ma all'interno di un nucleo familiare o di una coppia, quanto conta e influisce l'amore per se stessi? Allora, io sono dell'idea che prima ci deve essere l'amore per se stessi per poter convivere e vivere bene in una coppia. Poi viene il prossimo. Che cosa succede? Che se noi non abbiamo amor proprio, non riusciamo ad amare l'altro. O se lo dovessimo fare a malo modo, quindi facendogli un danno e sicuramente non un bene. Questo è il momento del microfono che cade. Quando dici una cosa del genere, fai questo gesto qua. Scala insieme. Aspetta pure io. Fai. L'ha fatto l'ospite. Di solito lo facciamo sempre noi, com'è? Finalmente l'ha fatto l'ospite. Allora, visto che adesso che stiamo in conclusione, l'ospite si sta sciogliendo, cioè adesso dovrebbe cominciare la puntata, in realtà stiamo finendo il post podcast. Facciamo una cosa che ci ha fatto tanto sorridere, ma tanto sorridere a me e a Marco. Parliamo del tuo rapporto molto intimo e personale con Keanu Reeves, grande divo di Hollywood. Non salutiamolo, ci segue. Ciao, che tra Keanu. Ciao, sta qui sotto. Ciao, Keanu. Ciao. Tra l'altro, passava qui. Keanu, ci vediamo dopo. Keanu non si può sentire. No, Keanu non si può sentire. Non si può sentire. Va bene, torniamo a noi. Siamo pronti per il bagaglino, vai. Sì. Ciccio. Ah, no, quella è un'altra cosa. Allora, hai il microfono aperto. Per raccontare la tua versione dei fatti, poi chiederemo a Keanu Reeves la sua, la tua versione dei fatti sul tuo rapporto con Keanu Reeves. Allora, la cosa fa molto sorridere perché ovviamente io non ho alcun rapporto con Keanu Reeves, mi piacerebbe conoscerlo di persona e si parla, ho preso informazioni quando sono stata a Hollywood, si parla di un grande attore, di un'ottima persona, di una grande sensibilità. E, certo, a me è capitato comunque che è arrivata una videochiamata una volta dove era lui, io l'ho visto con i miei occhi, che mi chiamava. Non so cosa fa sorridere, ma la videochiamata l'ho ricevuta. Era FaceApp forse. Ma poteva essere quelle che te paga. Mi chiama e mi dice scusa, sto a cucinare, sto a far bollire l'acqua. C'è un precedente però. Ecco, la volevo. C'è un precedente. Che degli amici miei romani,
tra cui uno in particolare che ho avuto modo di conoscere tramite un altro amico, e, che lavora, voglio fare il nome, però lavora in un settore molto delicato, vicino appunto, lavora per la curia, molto vicino al Papa. E questa amicizia, questa bella amicizia, mi ha fatto sapere che aveva avuto modo nel corso della sua vita di conoscere, siccome vive a Roma, di conoscere il manager di Keanu Reeves, avendo anche avuto questa possibilità di chiedergli se un giorno avessi mai potuto fare un film con lui. Lui, proprio per carineria e amicizia, ha alzato il telefono e mi ha fatto questa chiamata al manager di Keanu Reeves, dicendo: c'è una modella italiana che vorrebbe fare un film con Keanu Reeves, cosa si può fare? E loro hanno risposto. Quindi questo è un dato certo. E il dato incerto però è poi successivamente, quando mi sono arrivate tante di quei messaggi da Instagram con dei profili falsi, e poi mi è arrivata anche un'altra videochiamata di un finto Keanu Reeves, dove io finalmente sono riuscito a fare uno screenshot, che era nero e asiatico insieme, si è abbronzato al mare, si è abbronzato e si è tirato, no, è un po' asiatico lui effettivamente, c'ha un po' gli occhietti a mandorla, e quindi là a quel punto ti ha detto: Channali, come sti? Non ti ha detto così? Ma ha detto: di chi si Luffy? Che lui ci segue, capito? Lui ci segue, sta imparando l'abruzzese. Sì, sicuramente. Ha imparato Willem Dafoe, lo può imparare pure Keanu Reeves. Poi è accaduto che, come sono tornata da Hollywood, ho deciso l'anno successivo di iscrivermi a teatro e quindi di iniziare a studiare teatro. E abbiamo iniziato. Possiamo dire, visto che lo avremo in futuro, insomma, di dove hai studiato teatro? Perché, insomma, sì, ho studiato teatro con il maestro Domenico Galasso, quindi nel suo teatro, il Teatro Costa. E quindi ho avuto modo di imparare a memoria dei versi di Dante, così come appunto Domenico ci insegnava. E quindi questi primi versi dell'Inferno di Dante, mentre io studiavo teatro, insomma, ero a conoscenza degli spostamenti, dei movimenti di Keanu Reeves, sempre attraverso quello che i media, i social ci fanno sapere. La stalker di Keanu Reeves. No, che poi ho scoperto che lui non è presente su nessuna piattaforma se non su Twitter. Per cui seguivo da lì, insomma, le sue anteprima. E una di queste è appunto che stava girando l'ultimo film, quello di cui ha fatto John Wick credo 4. Il 4, sì. John Wick 4, l'hanno girato a Praga. E quindi quando è uscito John Wick 4 al cinema, ho detto: me lo vado a vedere di corsa. Come mi seguo in poltrona, ero da sola, me lo ricordo come se fosse ieri, e il film inizia con la citazione dei primi versi di Dante che io studiavo nella scuola di Domenico Galasso. Quindi Keanu Reeves ha frequentato la scuola di Galasso. È stato Dante che ha detto: oh, guarda che questi hanno usato la mia... Ha chiamato Dante. Sì, chiamato Dante. Tra l'altro, aspetta, salutiamo anche, oggi non è dietro le quinte, Lorenzo Maieron, sì, che fa parte del nostro cast. Che è amico di Dante. Che è amico di Dante, non lo so. No, comunque ha fatto anche uno spettacolo insieme, che fa parte della scuola, il piccolo, certo, Teatro Orazio Costa, che è una realtà stupenda del panorama abruzzese teatrale. Sì, senz'altro. Ma alla fine il manager di Keanu Reeves che ha risposto? Allora, il manager ha risposto questo: che tutto si può fare, e la cosa si poteva fare benissimo anche se io non fossi stata un'attrice di professione e già conosciuta. Loro però chiedevano in cambio la preparazione di ogni cosa e soprattutto la possibilità di sedersi a un tavolo e di discutere la cifra che avremmo dovuto dare a Keanu Reeves per farlo venire da noi e fare il film. Amici, fate una colletta, donate ognuno un euro, altro che sto 5 per 1000, 8 per 1000, lasciamo stare. Donate dei soldi alla Global Peace and Prizes for Art. Il ricavato non andrà in beneficenza, tanto si sa, insomma, ci sono tante associazioni. Andrà per fare il budget per il film, la nuova regia di Davide Desiderio e anche Davide Dinisio, che è in regia.
con protagonista Annalisa Biondo e Keanu Reeves. Lo intervistiamo al podcast. Lo intervistiamo al podcast, che ti dico la verità, in tutte le battute le cazzate abbiamo detto, secondo me non è manco così impossibile una persona del genere, perché poi lo vedi nelle interviste, uno molto alla mano, capace che ti ci vede pure. Comunque donate un euro, che so comunque soldi, come diceva qualcuno. Un euro per ogni italiano, io penso che ce la facciamo. Dici in conclusione come ti possono contattare le persone, noi lo metteremo tra le spiegazioni del video, ma dillo a voce. Allora, dunque, i contatti, ecco, come si vedono anche qui, noi siamo su Instagram, come appunto il nome dell'associazione Global Peace and Prizes for Art. Global Peace and Prizes for Art. Tutto attaccato, Instagram, Facebook. Vabbè, ve lo scriviamo nei commenti. Sì. E poi naturalmente c'è un numero di telefono a disposizione dell'associazione, che è il 393 39 57 808 per chi chiama dall'Italia, per chi chiama da fuori Italia più 39. Il numero sovraimpressione, sì. Lo volevo tentare tanto tempo. Che poi non è, insomma, è sopra calendario impressione, è in calendario impressione. Oddio che impressione. È stata una chiacchierata piacevole, divertente, educativa. E soprattutto, cioè, non lo so, ti fa pensare che noi in Abruzzo, non lo diciamo mai alla fine delle puntate, abbiamo delle persone che cercano di fare più cose possibili, che poi comunque l'Abruzzo le valorizzi o meno, e intanto è un semino che è stato piantato. Quindi lo diciamo anche per chi ci segue, se conoscete, se siete voi stessi, conoscete persone come la nostra Annalisa che hanno tante qualità, caratteristiche, soprattutto che fanno le cose per gli altri, perché è vero che Annalisa è una persona che fa tanto, però fa anche tanto per gli altri, scriveteci e contattateci per diciamo, le prossime puntate. E mi raccomando, Keanu Reeves, commenta, così vieni anche tu. Lui è capace, no? Scrive, non vi autorizzo a mettere il mio nome. Senti, è stato veramente un piacere. Credo che non finisce qui. La puntata finisce qui, sì. Ma non finisce qui. Quindi io vi ringrazio tantissimo veramente per questa cosa, che porterò sempre con me, perché è stata una delle prime interviste così lunghe proprio della mia vita, e con delle persone così formate come voi e così preparate. Quindi io vi auguro veramente il meglio, proprio nella vita in generale, ma anche per questa trasmissione, che sicuramente avrà tanto successo. Grazie. Mi hai voglia di darle un bacio, mi hai voglia di dare. Grazie. Salutiamo Davide Dinisio, che in regia, sì, da solo, sì, oggi è da solo. Vabbè, sono gli esami, gli esami del sangue. No, vi ringraziamo, vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie Annalisa Biondo, e speriamo ovviamente ad maiora, sempre meglio. Grazie anche a voi. Grazie a te Davide. Grazie a te Marco. E ci vediamo alla prossima puntata di Chi si Lufie. Omnitel. Non esiste più. Ma sai che sti titoli da dare questi modelli? Si va, vai. Dimmi Manuel. Allora, Davide, stiamo lavorando. C'è una...